Si tratta di racconti pubblicati, scritti e pubblicati nell'arco di un ventennio. Alcuni già pubblicati su riviste o su antologie, che però sono stati riscritti, rivisti e riscritti per l'occasione. E due testi sono totalmente inediti, quindi anche i testi già pubblicati sono alcuni molto diversi dal racconto uscito precedentemente. Quindi come dire, l'epoca di composizione è circa 17 anni, 18 anni, quindi quasi 20 anni, però sono stati rivisti tutti l'anno scorso, alcuni molto rivisti, altri soltanto, come dire, hanno subito un lavoro di lima e di, in genere, lima, cioè, sono andato a togliere ma non ad aggiungere. Alcuni su antologie con altri scrittori e altri su inserti di quotidiani come la Sicilia di Catania, che aveva questo inserto che si chiamava Stilos, anche sul Giornale di Sicilia. L'epoca in cui si dava un tema e si chiedeva ad alcuni che avevano già pubblicato di scrivere un racconto. Quindi alcuni di questi sono usciti appunto su questi inserti e ovviamente dove era vincolante lo spazio, l'ampiezza, che era per me è stato, per alcuni racconti è stato un limite che adesso qui non ho avuto, come dire, le ho sviluppate. Per me è stato positivo perché a distanza di tempo come dire, ho uno sguardo dal punto di vista di chi scrive un po' non dico più aperto, ma comunque più padrone di me, ecco, rispetto ad allora. Quindi alcune cose ho avuto la possibilità di rivederle. Un racconto, specialmente un racconto, è stato profondamente rimaneggiato, mentre per altri si è trattato tutto sommato in genere di togliere qualcosa di troppo detto, di troppo direttamente detto, o di lavorare sulla forma e renderla più fluida. Quindi, come dire, per me è stata una bella occasione E poi il libro avvicina, insomma, ha più possibilità di arrivare al lettore. Il filo in comune c'era già, io non ho fatto nulla perché, o meglio, i fili sono due. Uno che riguarda alcuni personaggi che vivono, che parlano della propria omosessualità, della condizione in cui l'hanno vissuta come l'hanno vissuta. E l'altro riguarda i luoghi perché spesso sono luoghi legati alla città e i luoghi sono parte integrante della narrazione, hanno a che fare con i personaggi e con quello che succede nel racconto. Quindi, questi due fili legano quasi tutta la produzione e poi c'è di diverso invece, cioè il fatto che li leghi a una diversità, nel senso che ci sono racconti un po' più intensi, più drammatici, più sofferti, racconti in cui c'è ironia, c'è anche il tentativo di ridere di certe situazioni. C'è un racconto che si basa tutto sul luogo che è la Marina, sarebbe il Foro Italico, ancora ai tempi in cui c'erano le giostre, e quindi c'è proprio uno scarto temporale quando ci sono le giostre e poi quando non ci sono più. Questo è stato un racconto che mi è stato commissionato, a me come ad altri, in un'antologia, proprio parlare del Foro Italico, e ho colto l'occasione per parlare del Foro Italico nei suoi aspetti umani e sociali, della gente che ci va, c'è un po' di tutto, dalle famiglie, con i bambini, per le giostre, alle prostitute, al luogo di battuaggio per gli omosessuali. È stato molto interessante, mi ha molto attratto questa possibilità. E poi altri luoghi che hanno a che fare con la città, il centro storico, come dire, luoghi che non sono propriamente centrali, c'è cioè la zona di San Lorenzo, la zona un po' di periferia, via di Strasburgo. In alcuni racconti ci sono anche elementi di
che hanno a che fare con questi luoghi. Cioè, l'ideale sarebbe, ma non è stato ancora completato, parlare della città in tutti i suoi aspetti, anche dal punto di vista dei luoghi. Più che altro sono luoghi su cui ho lavorato di immaginazione. Sono luoghi che conosco, che ho frequentato, ma che non hanno avuto poi tutto sommato una parte fondamentale nella mia biografia. Del resto, un po' come ho detto durante l'incontro, non sono racconti autobiografici, nel senso che quello che succede a questi personaggi a me non è successo. Sono autobiografici, ovviamente, evidentemente, per quello che riguarda un po' l'intensità, l'emotività, la riflessione sui personaggi e sui fatti. Evidentemente è così, perché altrimenti non si capisce perché avrei scritto queste cose, no? Avrei scritto altro. Cioè, quindi i fatti sono poco autobiografici, ma sicuramente la riflessione, il modo di sentire, di rendere, sono miei. E poi ho lavorato molto un po' per sentito dire, per le cose che mi raccontavano gli amici, avventure, sventure, ho messo insieme. Allora, esperienze assolutamente positive. Io qualche anno fa andavo a Torino, dove c'era, quando potevo, quando le vacanze me lo permettevano, andavo a vedere alcuni giorni la rassegna che c'era a Torino, credo che ci sia tuttora. Quando poi è arrivato a Palermo questa opportunità, ero contento, perché è un'opportunità molto bella che viene offerta alla città. Quindi di vedere film, cortometraggi che arrivano da tutto il mondo, in cui l'apparente filo di continuità, il queer nel senso più ampio del termine, diventa una diversità enorme, infinita. Io ho visto film molto diversi, come concezione, come attori, come modo di resa, come presa di distanza, alcuni molto emotivi, altri assolutamente distaccati. Questo è molto bello, secondo me, è molto queer, nel senso, almeno io lo intendo così, lo leggo così, cioè una grande diversità. E poi per quello che riguarda un po' la mia scrittura, c'è proprio un racconto che è impostato come qualcuno che racconta un film che sta girando. Sono due, uno è un po' teatrale, quindi girato come una sceneggiatura, e un altro invece, che si intitola Sotto Oppressione, un po' ne abbiamo parlato, in cui chi racconta, racconta che sta girando un film, che c'è un regista che gli chiede di fare delle cose. Quindi è cinematografico nell'impostazione, ma è ovvio che non si tratta di questo. Cioè, è un pretesto per parlare d'altro. Però dico questo un po' per dire che la visività della narrazione è qualcosa che mi piace, che cerco di rendere, che ovviamente non, e che è legata anche appunto a quello che vedo nelle sale cinematografiche.